non è che i giornali avevano un qualche obbligo di schierarsi con il no. Ci hanno lasciati da soli con il no e va bene così, insomma, siamo abituati alla solitudine. Io sto dicendo, ma chi rappresenta nel mondo della carta stampata e delle grandi televisioni, stiamo parlando di tutta Mediaset e tutta Rai che erano schierate apertamente con il sì, chi rappresenta quel 60% di italiani che sono andati a votare? Non per una cosa di soldi, non per una roba di aumenti di stipendio, diminuzione di tasse, ma per una cosa di principio, cioè la difesa della Costituzione. Chi aveva capito che stava montando questa rabbia? Chi aveva capito che la gente vuole eleggerli i senatori e non li vuole far nominare dai consigli regionali? Chi l'aveva capito che la gente non vuole una riforma costituzionale di cui non si capisce nulla perché è stata scritta coi piedi da un branco di analfabeti? Cioè, com'è possibile che stasera ci sia tanta gente sorpresa quando il mestiere dei giornalisti è proprio quello di interpretarlo un paese, esattamente come in America non erano obbligati a schierarsi con Trump, ma sarebbero stati tenuti a interpretare chi avrebbe voluto votare Trump? È questo che io mi domando. Ma soprattutto, ma voi avete mai visto un presidente del Consiglio violare tante regole come quelle che ha violato il nostro, raccontando balle, occupando tutte le televisioni, persino le stazioni, spendendo soldi di cui nessuno sa la provenienza, usando aerei di Stato, elicotteri di Stato? Facendo false promesse, sfruttando addirittura il dolore dei malati, presentandosi con una scheda falsa fatta con i trasferelli per illudere la gente che avrebbe eletto ancora i senatori, mentre lo sapevamo tutti che i senatori non saranno più eletti perché lo scrive la riforma. Dov'è tutto questo nelle collezioni dei grandi giornali di questi giorni? È stato nascosto. Dov'è l'arbitro che dovrebbe alzarsi e tirar fuori i cartellini rossi e gialli? Dove sta l'arbitro? C'era qualche simulacro di arbitro quando queste cose le faceva Berlusconi. Adesso che le faceva Renzi, c'è stato il tradimento totale dell'intelligenza, del mondo degli artisti, del mondo della cultura, che semplicemente hanno dimostrato che quando facevano certe battaglie di pseudoprincipio contro Berlusconi, non difendevano la democrazia, difendevano la loro panza, la loro carriera e il loro partito. Di questo bisognerebbe, secondo me, Vabbè, a mio modesto avviso, parlare. ne stiamo Perché se non lo parlando, no? facciamo noi l'arbitro, ma chi lo fa? Mattarella che non parla mai? L'AGCOM che è piena di politici? Ma dai, su! Chiaro, In